Iniziamo stasera questa seconda sessione di Ecosalute. Parleremo del corpo e parleremo dei microsistemi, grazie al dottor Francesco D'Ambrosio, grazie a Massimo Mondini e a Massimo Rinaldi qui alla mia destra. Doveva essere presente anche Marisa Vocca, esperta in sinologa, esperta in Qigong. Purtroppo un lutto l'ha trattenuta a casa. E allora alla fine qualcosa sul Qigong lo dirò io perché è materia mia di pratica quotidiana e di insegnamento quotidiano. Ecco, iniziamo con Francesco D'Ambrosio, che è il presidente della AIIMF, Associazione Italiana degli Insegnanti Metodo Feldenkrais. Prego Francesco, Grazie. grazie per essere venuto. Grazie dell'invito. Dunque, io sono il presidente di questa associazione, che è l'Associazione Italiana Insegnanti del Metodo Feldenkrais, che raggruppa gli insegnanti che si sono formati per insegnare il metodo. Che cos'è questo metodo? È un metodo per migliorare, lavoriamo con il movimento e lavoriamo con la consapevolezza del movimento. Lavoriamo con la consapevolezza di come ci muoviamo. La consapevolezza non è qualcosa di cui la società contemporanea è tanto interessata, insomma, no? Perché siamo veloci, perché ci concentriamo sulle cose che conosciamo, perché sono note e quindi sono familiari. E apprendere qualche cosa di nuovo richiede consapevolezza. Anche migliorare richiede consapevolezza. Non è possibile migliorare se stessi se non diventare in qualche modo più consapevoli. Lavoriamo con la consapevolezza del movimento. Però l'idea non è tanto quella di diventare persone che si muovono. Che si muovono bene, cioè anche questo ovviamente, vogliamo migliorare il movimento, però l'idea principale è quella di migliorare noi stessi nella nostra complessità, cioè di migliorare l'immagine che abbiamo di noi stessi. Come è nato questo metodo? È nato ad opera di Moshe Feldenkrais, che era un israeliano nato nel 1904 e che aveva l'esigenza di risolvere un suo problema. Si era fatto male a un ginocchio negli anni 20 e non riusciva a camminare, cioè il problema si era aggravato e fu costretto a letto, non poteva proprio muoversi. E quindi, siccome aveva una formazione in ingegneria e in fisica, aveva lavorato con la famiglia dei Curie, che poi hanno ottenuto il premio Nobel, ha cominciato a indagare con l'approccio, con la sua mente scientifica, a come noi ci muoviamo, a cercare di studiare il movimento umano, cioè che cos'è che succedeva dentro di lui perché non poteva muoversi, o che cosa poteva aiutarlo a migliorare. Poi da lì la sua ricerca si è spostata un po' anche nel campo della psicologia, dell'evoluzione umana e quindi il metodo è molto complesso perché include veramente tutti gli aspetti dell'essere umano, include la formazione dell'abitudine, include la formazione dell'immagine che abbiamo di noi stessi e include anche un approccio al cambiamento, come cambiamo. Il metodo viene considerato un sistema di apprendimento, di educazione, di rieducazione somatica, in cui partiamo dal corpo. Il corpo è l'organismo che noi abbiamo e che ci permette di realizzare tutto quello che vogliamo, no? Di realizzare le nostre intenzioni. Se il corpo, il nostro organismo è in buona salute, possiamo fare quello che vogliamo. Se in qualche modo abbiamo qualche impedimento, troviamo più difficoltà e quindi meno soddisfazione nella vita. È un metodo di miglioramento. Lavoriamo con il movimento, però il movimento è solo strumentale all'accrescere della consapevolezza. Vogliamo che diventiamo più consapevoli di noi stessi.
Il metodo si insegna in due forme, una forma individuale e una forma di gruppo. Nelle forme di gruppo l'insegnante guida gli allievi a muoversi, a esplorare il movimento. Nella forma individuale si tocca. Tocchiamo la persona per scoprire quali sono le sue abitudini motorie e per fargli sperimentare delle alternative. Dicevo prima che il metodo è il cuore centrale del metodo è l'apprendimento. Come impariamo? Impariamo attraverso la sperimentazione, la prova ed errori. Impariamo attraverso un bisogno, una motivazione che è autodiretta. Quando qualcuno all'esterno, soprattutto quando poi si entra nel mondo della scuola, no? Che ci si aspetta da noi delle prestazioni, siamo sottoposti al giudizio degli altri, a questo punto questo interferisce con il piacere di apprendere e anche nella costruzione di una sana immagine di sé, perché in questa immagine includiamo magari i fallimenti, le critiche da parte degli altri, il fatto che ci si aspetta da noi delle cose fatte in un certo modo e quindi facciamo qualcosa per assecondare l'esterno, le richieste ambientali. Uno degli aspetti fondamentali del modo in cui noi lavoriamo è la curiosità. Cerchiamo di stimolare nella persona la curiosità del bambino che vuole esplorare il mondo, curiosità verso il modo in cui noi ci muoviamo. Le lezioni esplorano veramente in modo molto dettagliato come utilizziamo il nostro organismo, come facciamo un'azione, come le varie parti al nostro interno sono coordinate e si integrano fra di loro. Abbiamo diverse strategie per poter migliorare il modo in cui uno si muove e per accrescere la consapevolezza. Una l'ho detto, a volte facciamo sperimentare modi sbagliati di fare le cose, perché il sistema nervoso riconosca qual è la cosa giusta. Se faccio una cosa sbagliata, in qualche modo sento che non è economica, faccio fatica, sto facendo uno sforzo, non arrivo al risultato, e a questo punto so che quella cosa non va bene e quindi ne provo un'altra. Le lezioni di gruppo sono delle lezioni molto molto strutturate, in cui si parte da una progressione semplice per arrivare a una cosa complessa. Insomma, magari si inizia con il muovere un polso, e la mano nel polso, per poi capire che quando muovo la mano e il polso anche la spalla sta facendo qualche cosa, o che la colonna partecipa a questo movimento. In realtà lo scopo di tutto il metodo è quello di arrivare a un'integrazione. Che vuol dire integrazione? Vuol dire che tutto di noi stessi, del nostro organismo, delle motivazioni che possiamo avere, del piacere che proviamo nelle azioni, cooperano in quello che facciamo, cioè sono tutte lì presenti, senza che in noi ci siano delle forze contrarie o degli impedimenti o delle limitazioni che ci impediscono di arrivare dove vogliamo arrivare e soprattutto di provare piacere in quello che facciamo, in come ci muoviamo. Nelle lezioni individuali invece si tocca la persona, la si muove. E perché Feldenkrais ha utilizzato il tocco e il movimento? Perché il tocco è un'attività fondamentale per l'essere umano e per il sistema nervoso. Da bambini si è toccati, gli animali devono essere toccati, leccati, mossi dai genitori o dalla madre. Se non c'è il contatto, l'organismo non si sviluppa.
e questo è stato dimostrato da grosse ricerche, insomma. Il contatto umano delicato, rispettoso, amorevole ha un grosso potere di far cambiare l'altro. Nel metodo non usiamo la parola guarigione, perché fondamentalmente non è una pratica medica e non è una pratica sanitaria, però di fatto la persona cambia. Cambia perché attraverso il tocco, oppure attraverso i movimenti che vengono guidati nelle lezioni, si forniscono stimoli al sistema nervoso e si fa in modo che il cervello e il sistema nervoso si riorganizzi in modo più funzionale. Nel metodo non lavoriamo con l'idea di giusto e di sbagliato. Non c'è nulla di giusto e nulla di sbagliato, se non quello che uno sente soggettivamente come giusto e sbagliato. È per questo che l'insegnante accoglie lo studente, non critica, accetta così com'è, non ha la volontà di cambiarlo. Perché nel momento in cui si manifesta il desiderio che l'altro sia diverso da quello che è, e l'altro può sentire questo come un'imposizione, come una mancanza di rispetto, la può sentire come un impulso a conformarsi all'idea dell'insegnante. Ed è quello che vogliamo evitare, vogliamo fare in modo che la persona realizzi se senta se stessa e realizzi se stessa per quello che è, per quello che lei vuole essere, non per quello che l'insegnante pensa che debba essere. E quindi la cosa che cerchiamo maggiormente nel metodo è la neutralità. E quando portiamo la persona a una condizione di neutralità, e vuol dire che l'insegnante deve essere in una condizione di neutralità, e poi la persona può, a partire da quel punto neutro, andare in tutte le direzioni, no? Perché si è liberi, non si è già lungo un percorso determinato. Questo percorso determinato è il frutto della propria vita, no? È frutto delle direzioni, delle esperienze che uno ha fatto. Sappiamo che la nostra vita sta facendo un certo tipo di percorso. A volte il percorso l'abbiamo scelto noi, altre volte è stato scelto dagli altri, determinato dal caso, dalla vita, e magari potremmo prendere un'altra strada, ma sentiamo che non ne siamo capaci o non ce lo possiamo permettere. Il metodo permette di accedere a questo potenziale di scelta, per cui veramente si aprono tante strade di possibili di cambiamento e di evoluzione per la persona. Per la persona, non per l'insegnante, nel senso che l'insegnante fornisce questo spazio aperto, questo laboratorio di esplorazione, in cui la persona si mette in gioco e trova per sé quello che va bene. Certo, abbiamo un'idea di quello che è ottimale, abbiamo un'idea di quello che funzionalmente è la cosa più economica o più efficace. Però queste cose non le imponiamo agli altri, insomma, facciamo in modo che la persona lo trovi da sé. E questa è la grande sfida del lavoro che facciamo, no? Quello di fare in modo che la persona impari, attraverso le lezioni di gruppo, le lezioni individuali, qualcosa di se stesso che possa utilizzare nella sua vita per renderla più fedele a come vuole che sia. E i metodi che utilizziamo sono molto semplici per certi versi e molto complessi per altri. Molto semplici perché chiediamo alle persone di sdraiarsi sul pavimento e di esplorare il modo in cui si muove. Cioè, in genere nel Feldenkrais non siamo interessati a cosa, a che cosa facciamo.
Perché il cosa facciamo è tanto vario, no? Cioè, se uno fa l'operaio fa determinate cose, se uno fa la casalinga fa altre cose, se uno fa l'autista fa altre cose, insomma. Quindi il cosa è infinito perché riguarda tutte le attività umane, ma il come facciamo quello che facciamo è più interessante. Ognuno scoprirlo da sé come fa quello che fa è più interessante che non il cosa. Il cosa poi è soggettivo e dipende da. È comunque un aspetto limitato, insomma, no? Perché non è che possiamo fare tutti i mestieri del mondo, tutte le attività del mondo. Dicevo prima che l'elemento centrale è la curiosità. Quello che le lezioni cercano di fare è quello di stimolare la curiosità della persona e del suo sistema nervoso verso l'apprendimento, cioè il confrontarsi con il nuovo, con ciò che non si è sperimentato. Questo può fare paura anche, no? Perché abbiamo anche, dobbiamo affrontare questo, insomma, cioè il fatto che siamo esseri abitudinari, ci piacciono le abitudini. Perché? Perché sono economiche, perché sono utili, perché restiamo fedeli, insomma, ci servono in qualche modo le abitudini. E quindi il grosso ostacolo per il cambiamento è quello di mollare qualche abitudine e affrontare il nuovo, una nuova percezione di sé, un nuovo modo di sentire che il proprio scheletro è allineato, oppure che la testa sta sul collo in modo leggero, oppure che uno cammina e sente che va senza nessun senso di fatica. E queste sono le sensazioni che si possono provare dopo una lezione Feldenkrais. Qualcosa migliora. L'allineamento, il modo in cui uno si muove, un senso di apertura, maggiore stabilità. È soggettivo, è molto soggettivo in base ai bisogni che uno ha. Però di fatto le persone si sentono diverse dopo la lezione. E la sfida dell'insegnante è portare tanta novità e tanto apprendimento quanto l'allievo può integrare dentro di sé, senza portarlo verso un ideale che una persona rifiuterebbe. Per magia, ognuno di noi fosse messo nella condizione di quell'ideale, di tutto quello che desidera nel corpo, nella vita, nelle emozioni, nei rapporti, non si riconoscerebbe più, probabilmente, perché non è più la sua vita. Quindi, in conclusione, il metodo può dare molto alle persone, può dare molto alle persone perché non impone nulla, permette alla persona di ritrovare meglio se stesso e anche quali sono le sue potenzialità. Feldenkrais dava una definizione di salute come la capacità di realizzare i propri sogni inconfessati. Una persona sana è la persona che realizza quello che vuole, non è l'assenza di malattia, come sappiamo, perché Feldenkrais ha lavorato tantissimo con persone con tantissime patologie, emiplegie, traumi, e le prendeva per quello che sono e proprio per questo le persone miglioravano. Quindi il mio invito è quello di. Se vi capita l'occasione, sperimentate il metodo e vedete da voi stessi cos'è che vi può dare. Non solo a livello di movimento, perché uno si muove meglio, è più eretto, e magari la vista migliora, oppure la digestione migliora, il ritmo sonno-veglia migliora, perché l'effetto è a catena, insomma. Una volta che si rispetta i propri bisogni, man mano che si scoprono nella lezione, è questo lo stimolo e la ricerca del benessere, in base all'intelligenza organica,
viene potenziato. Quindi trovate il sito dell'associazione, ci sono un sacco di insegnanti diffusi un po' in tutto il territorio italiano e il mio invito è di provare il metodo. Grazie. Grazie Francesco. Il sito è www.feldenkrais.it, scritto con la K. E quanto ci vuole diventare insegnante se uno volesse iniziare il percorso? Il percorso dura 4 anni, si studia 160 giorni tutto il corso di formazione, 40 giorni l'anno per 800 ore o 900 ore, ed è un'esperienza di trasformazione molto, molto importante per le persone, perché l'insegnante può essere d'aiuto nella misura in cui lui è cambiato. Immagino. Senti, ci sono dei requisiti fondamentali per poter partecipare a questi gruppi? No, il metodo viene praticato da chiunque, a qualsiasi età, in qualsiasi condizione di salute, cioè può essere l'insegnante adatta la lezione alle persone. E stavate chiedendo in Parlamento di essere riconosciuti? No, stiamo chiedendo di essere inseriti nella lista del Ministero dello Sviluppo Economico, nella lista delle associazioni in base alla legge 4/2013, 2013. insomma. E quindi siamo in attesa di una risposta da parte del MISE. Va bene, grazie Francesco. Avete domande? Anche, diciamo anche chi ascolta, se vuole può scrivere le domande su rete e semplicemente andando sul campo sotto del video e scrivendola e cerchiamo di rispondere a tutti. Bene, ti ringrazio Grazie a Francesco voi. per la completa descrizione che ci ha fatto. Adesso chiederei a Frediano di mandare il video. Questo perché abbiamo parlato già di coscienza, adesso ci saranno altri due metodi che affrontano e usano il corpo. Uno è il movimento arcaico che subito dopo Massimo Mondini ci presenterà e poi alla fine parlerò un po' io del Qigong, che sono quindi metodiche che tutti utilizzano il corpo. E quindi guardiamo un attimo cosa significa essere coscienti e cosa significa l'apprendimento con questo sketch di un film che si intitola Cuori neri e picche rossi. Innanzitutto un po' di riscaldamento visivo. Io ti mostro una carta, tu mi dici il seme. Andrò sempre più veloce. Voglio vedere se sei in grado di tenere il passo. Ok. Quadri. Fiori. Picche. Cuori. Quadri. Picche. Quadri. Cuori. Fiori. Picche. Cuori. Quadri. Fiori. Cuori. Picche. Quadri. Fiori. Picche. Cuori. Fiori. Picche, cuori. Promosso? No. Ma in pochi ci riescono. Cuori neri, picche rosse. Andiamo, mi ha imbrogliato. Ah, l'esperienza ti ha condizionato a pensare che tutti i cuori siano rossi e tutte le picche debbano essere nere. Le forme sono simili, quindi per la tua mente è facile recepirli sulla base delle esperienze passate, piuttosto che aprirti all'idea che potrebbero essere diversi. Vediamo quello che ci aspettiamo di vedere, non necessariamente che cosa c'è in realtà. Non è un caso che i bambini che non hanno mai giocato a carte superino sempre il test. E allora ci chiediamo quante altre cose ci siano proprio di fronte a noi, segni, suoni, profumi che non riusciamo a sentire solo perché non ci siamo abituati. La buona notizia è che se ripeteremo il test lo supererai. Una volta consapevole che possono esistere cuori neri e picche rosse, ti sarà facile saperli percepire. La struttura del tuo cervello è come un sistema di strade statali. È facile andare da una città all'altra per strade molto trafficate, ma le località intermedie che lambiscono la rete autostradale, sebbene siano lì, la maggior parte delle persone le supera sfrecciando. Sì, è un bel trucchetto, ma non esistono giochi di carte con picche rosse e cuori neri. E chi può dirlo? Signor Oliver, sono il dottor Craig. È pronto a fare alcuni test? Sì. Fate fare uno strano riscaldamento con quel tipo, Ray. Chi? Ray, sai, il signore che è appena uscito, quello con le carte truccate. Non c'è nessuno tra il personale che si chiami Ray. No, era proprio qui.
Quel tipo strano con le carte aveva il camice verde da laboratorio. Il personale veste di blu, non di verde. È il caso di verificare la sua percezione dei colori. Le è caduto il 7 di cuori. E questo ci fa capire, questo medico, quanto fosse attento e cosciente in quel momento. Quindi io adesso passo la parola a Massimo Mondini, che è un fondatore di un metodo che usa il corpo e che ha chiamato movimento arcaico. Ci conosciamo ormai da quasi 14 anni, abbiamo avuto un maestro comune all'inizio, quando abbiamo iniziato a praticare le arti marziali, il maestro Chin Dai Wong, e poi ci siamo incontrati per caso a una fiera a Carrara, e da lì è iniziato il nostro, diciamo, scambio di informazioni e di conoscenze. Ti ringrazio, Massimo, di essere qui, la parola a te. Grazie a tutti, grazie a Alfredo che mi ha invitato e soprattutto a chi ha organizzato l'evento. Allora, dicevamo movimento arcaico, io non so che cosa vi possa venire in mente con un nome del genere, è abbastanza soggettiva la risposta, possono venire in mente le cose più disparate, quindi vi dico subito che cos'è prima che iniziamo a farci delle fantasie bizzarre. Il movimento arcaico è un metodo per recuperare il nostro istinto, l'insieme delle nostre capacità innate. L'istinto, l'intuizione, tutto ciò che non è sapere acquisito, non quello che abbiamo imparato a scuola o magari da qualche esperienza, o magari qualcuno che ci ha raccontato qualcosa, ma qualcosa che fa parte di noi come specie, anche i nostri impulsi primordiali. E perché parlare di questo? Perché parlare di movimento arcaico, quindi di sapere innato, di istinto, in un convegno sulla salute? Perché quando facciamo queste cose, quando le persone recuperano il proprio sapere innato, possono avere anche delle guarigioni, possono migliorare nettamente la loro condizione fisica. Ed è per questo che collaboriamo io e le persone che lavorano con me con personale adatto a seguire anche questi tipi di percorsi di guarigione, quindi con medici, con psicoterapeuti, in maniera che il lavoro sia più possibile integrato. Questo è un aspetto che ci tengo a sottolineare, del fatto di non porto il movimento arcaico come sistema terapeutico, perché anzi a me poi interessa soprattutto l'aspetto evolutivo che dà alla persona. Però c'è chi si occupa anche di integrarlo con pazienti pneumologici, con pazienti cardiologici, con ad esempio abbiamo un fisioterapista che lavora con l'Alzheimer e sta ottenendo ottimi risultati. Abbiamo qui a Padova, c'è il laboratorio del respiro dove lavorano con pazienti pneumologici. E, insomma, sono anche fisioterapisti, ovviamente. Adesso come adesso la cosa si sta sviluppando e spesso i professionisti, i medici che lavorano con questa cosa rimangono anche un po' colpiti da quello che succede. Perché cos'è che succede quando una persona va a ritirare fuori l'istinto? Necessariamente deve destrutturare in qualche modo quello che è stato la colata di cemento che te l'ha coperto questo istinto. Quindi deve risvegliare qualcosa di più forte che va a sbriciolare tutto ciò che si è causato sopra. E spesso quello che è stato colato sopra ha a che fare con qualcosa di patologico, ha a che fare con la malattia. Un condizionamento sociale pesante tra tutti quelli che viviamo è sicuramente con causa di una o più delle patologie magari croniche o anche delle fasi acute che possiamo avere. Quindi, ecco, io adesso vi darò qualche breve input e poi mi piacerebbe molto, se ci fossero delle domande o cose o curiosità da parte vostra, perché la base è questa, la base è tirare fuori l'istinto, come col movimento. Spesso mi dicono, è un lavoro col corpo? Dico no, è un lavoro col movimento. Quando ci muoviamo e andiamo a ritirare fuori gli archetipi motori, cioè quei movimenti innati, quelli che sappiamo già fare,
non quelli che dobbiamo apprendere. Non è una tecnica, non è un movimento sportivo o un gesto che in qualche modo dobbiamo imparare e perfezionare, ma è un gesto che è lì, è dentro di noi da sempre. Vi faccio questo esempio: non so chi di voi ha avuto un cucciolo di cane, la prima volta che l'ha accostato all'acqua. Nessuno ha avuto cani qua, spero che qualcuno a casa abbia avuto cani. Quando lo accostate all'acqua, la prima cosa che fa, inizia a muovere le zampe esattamente con lo stesso gesto che farà per nuotare. Non l'ha imparato, è lì da sempre, è lì nella sua specie da sempre. Non è acquisito. E l'essere umano ha una discreta quantità di questi gesti, che sono innati, e che hanno solo bisogno del contesto per essere tirati fuori. Quindi, così come il cagnolino deve essere avvicinato all'acqua, l'essere umano deve essere messo nei contesti tali per cui questi gesti innati emergano nella loro forma più pura, più inadulterata, più adatta anche alla struttura fisica e psicofisica della persona. Quindi la persona che guida il movimento arcaico, che sia un gruppo, che sia una sessione individuale, fa questo: crea un contesto solitamente nella natura. E quando emerge il gesto succedono tutta una serie di cose molto rapide a livello di sistema nervoso e di percezione dell'ambiente. Si modifica immediatamente la vista, si modifica immediatamente l'udito e la percezione del proprio corpo, quello che viene chiamata propriocezione o cenestesi, dipende poi dai contesti. Questo è quello che succede. Ci sono dei cambiamenti molto rapidi, magari non duraturi, ci sono dei cambiamenti duraturi che invece vanno coltivati con un po' più di tempo. Questo è come avviene con qualsiasi stimolo si dà al sistema nervoso. Però per darvi un'idea pratica, io ho portato un video per farvi giusto vedere che cosa fa la gente quando fa movimento arcaico, così vedendo questo sicuramente vi passa la voglia di provare e ci leviamo il pensiero. Se puoi mandare il video, per favore. Per prendere coscienza della colonna vertebrale, noi utilizziamo una posizione che è quadrupedica, perché attraverso la quadrupedia si va a coordinare in maniera eccezionale tutto quello che è la muscolatura, che poi alla fine struttura il movimento della colonna vertebrale anche da in piedi. È un gesto archetipico, la quadrupedia. In questo caso questo è un corso avanzato, un corso di formazione. Abbiamo aggiunto una sollecitazione in più sulla schiena, che è sia di tipo di carico, sia dal punto di vista percettivo, tattile e motorio. Vai pure avanti, grazie. E vedete che cosa succede. Cosa avete notato di questo video? A parte il fatto che ci vuole un bel coraggio a fare questa cosa in un parco pubblico, quindi va bene, ma... Che facevano tutti la stessa cosa, io ho notato che tutti erano in coppia, uno andava sotto e l'altro... Sì, certo, quello è il movimento proprio che siamo andati a stimolare. Avete notato che ridevano tutti come dei pazzi? È quello che succede. Io, nonostante a volte faccia fare delle cose che dico, voglio proprio vedere se con questo hanno il coraggio di ridere, perché cioè, insomma, c'è uno sforzo fisico anche importante, nella stragrande maggioranza di queste azioni che stimolano queste risorse così profonde, emerge una grandissima risata, ma non perché sia particolarmente divertente a livello l'azione motoria che si sta svolgendo, ma perché è veramente liberatorio iniziare a sentire quello che emerge dal profondo. Emerge una grandissima forza, emerge una forza che assolutamente non sospettiamo di avere, anche persone non allenate. Ci sono, in questo gruppo ad esempio c'erano atleti anche abbastanza allenati e persone assolutamente che sì, fanno un movimento arcaico da qualche mese ma non hanno mai fatto sport.
anche in queste persone emerge una grande forza, e questa sorta di emersione dal profondo di questa risorsa archetipica va a creare comunque una suppurazione emotiva, no? E spesso questa cosa è, nella stragrande maggioranza, è una grande risata liberatoria. A volte può, in certi casi, dipende poi dalla persona, può emergere anche una tristezza, anche un pianto, come dire, ma io ho sempre avuto questa cosa e non me ne sono mai reso conto. A volte può essere anche un po' destabilizzante, però poi la forza che è emersa da sotto va a sistemare tutto. Vai pure avanti col video, per favore, grazie. Questo ad esempio è un ex atleta della nazionale di pentathlon che, nonostante il suo grande passato atletico, ha trovato arduo questa azione. Ecco, stop un attimo per favore. Questa persona di cui ho solarizzato il volto, perché dirò una sua cosa personale, aveva un esito di una malattia che l'ha portata a una paralisi lombosacrale. Era stata, poi era guarita, ha avuto il suo decorso, non so esattamente con che tipo di terapie fosse guarita, però da quel tempo, da circa 15-16 anni, era rimasta con questa sensazione di debolezza e insensibilità nella parte bassa della schiena, nella zona fino all'anca, eccetera, no? Poi un giorno è venuta a fare varie cose, ha avuto qualche leggero beneficio, così come ne aveva avuti con la terapia, così come ne aveva avute con altre discipline motorie. Poi un giorno abbiamo fatto questo. Guardate che cosa succede: ha un sasso pesante da portare su una rupe, è molto scoscesa, il video appiattisce, ma è veramente molto scoscesa, ed è anche franosa. Guardate che cosa succede. Questo ovviamente tutti ridono perché è divertente, però lei è molto impegnata in questo momento. Sta facendo un qualcosa di incredibilmente difficile per la sua condizione preesistente, perché questo gesto richiede una grande gestione. Stop. Ok. Dopo aver fatto questo, ferma pure, grazie. Dopo aver fatto questo, un 15 minuti, è tornata a casa e il problema non si è mai più ripresentato. L'insensibilità del bacino, il senso di debolezza, tant'è che poi ha iniziato a fare attività agonistica in vari sport, e anche tra l'altro con successi. Poi ovviamente quella è una cosa che cambia la vita sotto vari aspetti, non solo quello motorio, sportivo, eccetera. Che cos'è che è successo? È successo che questo tipo di esigenza nell'ambiente naturale va a richiamare una forza che in un contesto differente è molto difficile da sviluppare. Va a richiamare questa forza archetipica che arriva quando sei lì che dici: ma o la va o la spacca, nonostante il lavoro fosse in piena sicurezza, perché non è che stavamo facendo arrampicata estrema senza corda, è un lavoro totalmente in sicurezza. Però quello che succede, se mi fai vedere il video di questo ragazzo dall'inizio, noterete che fa un movimento, torna pure indietro qualche secondo se puoi, e vi faccio vedere il movimento che fa questo ragazzo, che sta facendo bene o male la stessa esperienza. Anche lui sta portando una zavorra sulla parete. Ok, grazie. Sì, va bene, tanto dura pochi secondi. Mi parte una pica e non vorrei uccidere qualcuno. Ah. Ok, guardate l'anca cosa fa. Automaticamente, senza che nessuno gliel'avesse detto, inizia a testare questa cosa. È un'esigenza che emerge da dentro, non ha mai sperimentato questo tipo di movimento. Ok. E anche questo in lui, che non ha mai avuto problemi di quel tipo, ha generato una risposta su un altro livello. Perché chi ha una situazione, diciamo, patologica, o comunque un rallentamento, io non amo usare la parola blocco, perché blocchi no, però un freno al movimento, qualcosa del genere, lo elabora in un modo. Chi invece è già sciolto, potente, coordinato, è una persona, ripeto, estremamente atletica,
ha la possibilità, a parità di contesto, di esperire una cosa completamente diversa che lo porta a un livello successivo. Infatti, questa persona dopo ha avuto dei cambiamenti, non sul piano fisico, ha avuto un grosso cambiamento, sempre con la stessa cosa, sul piano professionale. Ok, vai pure avanti, grazie. Guardate come ci si diverte quando si vanno ad attivare determinati gesti archetipici. Partono proprio delle risate, delle cose profonde. Anche quando l'impegno muscolare, come in questo caso, è veramente importante. No? Qui stiamo lavorando su un archetipo della lotta, e la lotta ha degli archetipi motori molto importanti dentro. Ecco, qui invece è un movimento libero nel fiume. È un terreno molto disagevole e persone che, anche qui alcuni sono totalmente sedentari, sono riusciti a farsi una giornata come questa. Vedete l'attivazione del gioco. Qui stiamo facendo un gioco a coppia, in squadra, molto dinamico, non competitivo. E con questo tipo di attivazione abbiamo fatto due giorni sul fiume la settimana scorsa, quindi tipo con 37 gradi, e esperendo comunque una vitalità, un'energia straordinaria. Notate proprio il dinamismo, il senso di gioco. Questi invece sono i sollevamenti, è un altro archetipo dove la persona impara, utilizzando le leve dell'organismo e non la forza muscolare, a sollevare dei carichi su una superficie instabile, come i sassi in questo caso, eccetera, dei carichi anche molto importanti, senza farsi male. Ok, ferma pure un attimo, per favore, grazie. Dei carichi importanti, senza farsi male, e anche questo attiva molte risorse, e poi la cosa bella è che quando si fanno i sollevamenti, uno pensa di andare a casa massacrato, invece il giorno dopo è energico. È energico perché ha usato l'intelligenza motoria e ha attivato delle risorse. Ok, faccio vedere l'ultimo pezzettino. Non sono solo gesti, adesso avete visto delle cose estremamente dinamiche, c'è anche un lavoro più raccolto, più dolce, diciamo. Se puoi far vedere l'ultimo pezzo, quello che stava entrando prima, sono gli ultimi secondi, ok, poco più avanti di qua. Adesso via. Ok, queste sono le cose di prima, perfetto. Questi scatti sono dovuti al video, non credo che nessun essere umano sia in grado di produrre un movimento del genere. Certo. Ok, sollevamenti. Ogni tanto succede che qualche ragazza sollevi dei sassi che io poi non riesco ad andare a sollevare e rimango un attimo pietrificato della cosa. Ok, questo è un lavoro più dolce, più soft, dove si vanno ad attivare anche qui alcuni archetipi che fanno parte dello sviluppo motorio del bambino da 0 a 18 mesi. E adesso l'audio sotto, se riesci a alzarmi un attimo l'audio. Questo lavoro viene fatto spesso. Sentite che c'è una percussione. Questa è una frequenza particolare che abbiamo studiato, io vedo un laboratorio, che agisce sul nucleo soprachiasmatico, che è la parte del cervello che gestisce i nostri ritmi e quindi anche la contrazione e la decontrazione muscolare. È un lavoro poi che diventa molto profondo in questo. Se avete qualche domanda, io sì. Vieni al microfono. Ti chiedo, tutto questo serve per liberarsi delle paure e anche mettere in equilibrio il fisico e mente? Sì, l'equilibrio fisico-mente, quando parli di movimento, non è più un problema. Cioè non esiste l'equilibrio fisico-mente, perché il movimento è già di per sé integrativo. Cioè, mi spiego, è tutto questo problema che ci hanno insegnato della distinzione mente-corpo è puramente concettuale. Nella realtà fisica non esiste.
Ok? Quando fai un movimento vero, non c'è distinzione, lo stai facendo con la mente, lo stai facendo col corpo. Quando un bambino gattona per andarti a rompere il vaso cinese, no? Sta puntando il vaso cinese, è un'azione motoria e intellettuale allo stesso modo. Ma quella ragazza sicuramente aveva nel suo inconscio delle paure. Tutti, tutti abbiamo le nostre paure. E quindi... Certo, abbiamo delle paure archetipiche, tipo la paura di cadere, la paura di rimanere soffocati. Quindi la risposta è sì. Per bilanciare le nostre paure dobbiamo essere in contatto con le nostre risorse, altrimenti le paure vincono. Se siamo solo in contatto con le risorse e non con le nostre paure, diventiamo dei megalomani pericolosi. Quindi è importante che le cose entrino in relazione. Però nella nostra cultura l'accesso reale alle risorse potenti è molto limitato. Scusa solo una cosa. Dato che Francesco deve tornare a Firenze, deve prendere il treno e purtroppo i servizi, diciamo, ferroviari in Italia sono un po' carenti, direi un po' troppo, speriamo che già dirlo anche in questo momento serva a stimolare un migliore futuro per i trasporti. Lo dobbiamo salutare. Francesco, grazie. Grazie a voi, grazie dell'invito e buona continuazione. Grazie tantissimo di essere stato con noi. Hai fatto un viaggio lunghissimo e andate e ritorno in poche ore per stare 20 minuti. Grazie a tutti. Un applauso. Ok. Grazie, e provate tutti a fare Feldenkrais, che fa molto bene, io l'ho sperimentato, quindi seguite la sua indicazione, cercate e andate a sperimentare. Ora, qui alla fine di questa giornata io credo che tutti avranno voglia di fare Feldenkrais, di fare il movimento arcaico e spero anche di fare poi un po' di Qigong. A tal proposito ho preparato un regalo per tutte le persone che sono qui e che ci stanno guardando in streaming. Se avete voglia di prendere il telefono e andare sul sito, che è movimentoarcaico.it, fatelo pure, se avete qui il telefono, così ve lo ricordate, perché sennò poi cos'è che mi ha detto quello là? Ok. Andate su movimentoarcaico.it e vedete che c'è una casella dove lasciare l'email, no? Voi lasciate lì l'email e vi arriva gratuitamente un video che ho fatto non appena tu mi avevi detto che c'era questo convegno, questo evento. Ho preparato questo video come regalo, poi adesso sarà a disposizione di tutti, non solo di chi partecipa all'evento, e da questo potete vedere, già c'è un assaggio per sperimentare che cos'è il movimento arcaico in totale autonomia, senza aver bisogno di andare da un insegnante, così vi fate già un'idea, una cosa molto semplice e decisamente alla portata di tutti. Ok, se ci sono altre domande... Altre domande per Massimo? Sì? No, c'è bisogno... Noi ti sentiamo che... però... A Padova ci sono insegnanti, c'è... Cosa c'è a Padova? Allora, a Padova abbiamo alcune iniziative, sì, abbiamo degli insegnanti qualificati, sì, poi abbiamo alcune iniziative di cui parleremo nel dettaglio domani sera, in particolare c'è questa del laboratorio del respiro, che è per tutte le persone con problemi pneumologici, e poi c'è un'altra iniziativa per genitori e figli, tenuta da Luisa Mario, che tra l'altro è qui, che è pedagogista, una lunga esperienza di maestra d'asilo, eccetera. In più, anche per la pratica quotidiana, per chiunque, abbiamo degli operatori. Sul sito trovate tutte le... Ci sono le varie persone che hanno fatto tutto l'iter di formazione, che è un iter abbastanza completo, impegnativo, quindi cioè, su quelli che sono sul sito potete metterci la mano sul fuoco. Ok, grazie. Prego. Altre domande? Va bene, ringraziamo Massimo. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a voi. Da un Massimo all'altro, adesso vi presento il dottor Massimo Rinaldi, medico oncologo, acupuntore, esperto. Scusa, non riesco a stare seduto. È giusto. Ma anch'io mi alzerò dopo. Ah, ma se ci si poteva alzare me lo dovete dire. Cioè, prima mi incastrate qua dentro. Mi passi l'acqua, per favore. Tu fai il movimento arcaico. Appunto. Ah.
Va bene, lui medico che è stato tanti anni a Pitigliano fra i fondatori e che adesso sta aprendo un'esperienza, ho visto, in Africa, no? Anche. E quindi ci racconterà un po' dei microsistemi e della sua storia. È un grande, io lo amo veramente tanto come le persone che sono venute qui stasera e ieri sera. No. Grazie Massimo. Grazie Alfredo, grazie Fabio, grazie a tutti, sia per l'invito, grazie di essere qui stasera. Saluto anche tutti quelli che sono in streaming in questo momento. È un momento molto particolare della mia vita, un momento di grande cambiamento, come sempre, no? Perché come diceva Massimo prima, la vita è movimento, perché senza movimento si muore. Noi dobbiamo tenere sempre tutto in movimento. E allora, sentendo parlare prima Francesco, poi Massimo, mi sono fatto un sacco di domande. E forse questa relazione, per causalmente, forse potrebbe dare qualche risposta. Voi non mi conoscete, io mi chiamo Massimo, Alfredo, beh, esagerato, io sono un chirurgo-oncologo, almeno sono partito così, come chirurgo-oncologo, e poi piano piano, studiando, mi sono avvicinato all'agopuntura. È stata un'esperienza molto interessante, però non era sufficiente. Quindi studiando, per cercare di capire perché gli aghi funzionano. Perché funzionano? Cioè, il punto è questo. Io ho lavorato ormai 6 anni e mezzo a Pitigliano, abbiamo avuto dei dati impressionanti, solo io ho trattato circa 17.000 pazienti, quindi sono tanti, e gli aghi funzionano. Ma io sono nato il giorno di San Tommaso, e quindi devo andare a capire perché funzionano. Perché è scritto sul vecchio testo, sì, va bene fino a un certo punto. Perché ci sono i meridiani, vi assicuro che io ho aperto di tutto, io ero un chirurgo addominale, ho fatto di tutto e per anni ho lavorato soltanto sul tumore del pancreas, non li ho mai visti i meridiani, però gli aghi funzionano. E allora perché funzionano? E sto cercando disperatamente di capire. Forse ci siamo arrivati o forse no, boh, andiamo a vedere. Il punto è che noi abbiamo bisogno di un nuovo modello interpretativo, perché purtroppo il nostro cervello ha bisogno di modelli interpretativi, perché altrimenti non riesce a capire, dobbiamo dare per forza dei modelli, altrimenti il nostro cervello va fuori di testa e quindi dobbiamo esprimere qualcosa. Il modello prima imperante era che la Terra era quadrata. Vabbè, era normale perché tutti andavano sul dritto, era quadrata. Poi piano piano abbiamo cambiato modello. Quando qualcuno ha detto guardate che qua è la Terra che gira intorno al Sole, cioè è stato ammazzato. Quindi noi abbiamo bisogno di cambiare costantemente modelli e quindi cerchiamo nuovi modelli. Io sto cercando un nuovo modello su questo, su questo, non so se si riesce a vedere, queste linee strane che forse qualcuno di voi ha visto qualche volta. Si trovano in un libro famosissimo che è il libro dei Xing, è il libro più antico della storia dell'umanità. Secondo il modello che noi abbiamo appreso, queste linee vengono chiamate Yin o Yang, sono linee Yin se sono spezzate, sono linee Yang se sono intere. Io ho provato insieme ad altre persone, primis il professor Moussa che ha cominciato a fare questo, purtroppo è morto la settimana scorsa, a trasformare queste linee in numeri. Questo non è altro che un codice binario. È lo stesso codice su cui funziona il computer. 0, 1, 0, 1. Sono tutta una serie di codici. E allora, studiando questi modelli, si va a capire che, ad esempio, questa linea, cioè spezzata, intera spezzata, corrisponde esattamente allo Shaolin. E lo Shaolin non è altro che il rene e il cuore. Allora questi 7.000 anni fa avevano già capito come funzionava il sistema e come giocava il giochino. E io cerco di... fermi tutti. La nostra presunzione... Non si accende quella rossa. Vabbè, vediamo prima un attimo questo. Cioè il nostro cervello percepisce messaggi che sono falsi, noi li reputiamo veri e diamo credenza a quello che percepiamo, ma quello che percepiamo è vero? Oppa, piano, guardate questo, questo lo conoscete tutti, no? Questo logo, molto interessante, ma perché c'è quella freccetta dalla alla Z? Perché vi sta dicendo, ragazzi, noi abbiamo tutto, dalla A alla Z. Sono quei cosiddetti messaggi subliminali
che colpiscono il vostro cervello, ma la vostra coscienza non comprende. Guardate questo, questo è un sito famosissimo americano di consegna pacchi. Se voi fate attenzione, c'è esattamente una freccia bianca. Tra la E e la X si forma una freccia bianca. La vedete? Che dice, ok, te lo portiamo noi. E guardate quest'altro. Questo l'ho trovato così, è tutto da verificare. Questo è il Signore degli Anelli. Guardate più o meno il logo che compare dentro l'anello del Signore degli Anelli. Quello di una nota bibita. Guardate questo invece, questo è molto più carino, no? È l'Africa, però fatta come? Attraverso due sguardi. È molto interessante, ma il nostro cervello che cosa prende e che cosa arriva? E che roba è quello che arriva nel mio occhio? Onde elettromagnetiche e basta. In questo momento voi mi state vedendo e mi percepite in un certo modo perché c'è un campo di campi elettromagnetici che rimbalza sul mio, entra nel vostro occhio, viene trasformato in una corrente elettrica, arriva nella parte posteriore del cervello e in base agli spike di corrente crea un'immagine. Ma l'immagine non c'è. Creiamo tutto noi. Crea tutto il nostro cervello. È tutto finto. È il nostro cervello che crea. E questo è affascinante. È il nostro cervello che crea. Che cosa? In base a delle credenze. Perciò la cosa che Massimo dice molto interessante, andiamo sugli archetipi. Prima che abbiamo preso tutta una serie di informazioni che ci hanno massacrato. Questo è giusto e questo è sbagliato. Secondo chi? Allora, lì c'è mia moglie, ieri abbiamo fatto il nostro anniversario di matrimonio, stiamo insieme da tanti anni, sono contento proprio, eccetera. Ma se io adesso vedessi lei, e sono assolutamente, mi affascia, mi voglio sposare con lei, chiaramente non mi posso sposare, o se mi sposo mi arrestano per bigamia nel giro di 2 ore. Ma se io prendo un aereo, un'ora d'aereo, vado in Marocco, mi posso sposare 5 volte. E allora qual è la cosa giusta? Che mi posso sposare o no? È in base alla cultura. Ma la tua mente ha cultura? Il nostro spirito, la nostra essenza ha una cultura? E quanto questa cultura ci massacra? Noi siamo fatti solo di questo. Io peso 80 kg circa. Il 70% del mio peso è acqua. Quindi 7 per 8, 56, io sono 56 kg d'acqua. Ma voi le vedete i miei 56 kg d'acqua? No, eppure sono 56 kg d'acqua. Io vado avanti con i boccioni. Perché quello che diceva Massimo è fondamentale? Perché io metto in movimento. Ma se io vado avanti, gli ultimi studi sono questi qua di Pollack, è un biofisico americano. Studiando non il peso, perché l'acqua è il 70% in peso, ma se io prendo il numero delle molecole che compongono il mio corpo, il 99% delle mie molecole è acqua. Perché in peso io sono il 70%, ma come numero di molecole è il 99% di molecole d'acqua. Quindi io sono soltanto un secchio d'acqua. E vi pare che io mi possa arrabbiare con un altro secchio d'acqua? Ma non vale proprio la pena. Se sono solo acqua. E allora che cosa succede? Che è fondamentale il movimento, perché io metto in movimento. Io adesso sto lavorando con dei biologi molecolari, con dei biofisici. Se io sono il 99% di acqua, ma che cos'è la malattia? Se tutte le mie molecole sono acqua, ma allora che cos'è l'artrite? Che cos'è l'artrosi? Che cos'è la malattia autoimmune? Se io sono solo acqua. E allora che cosa succede? E questo è molto interessante, l'acqua forma dei cluster, questo vado avanti molto velocemente, forma tutta una serie di cluster di acqua, ma la cosa interessante è questo. Quando le molecole di acqua diventano coerenti, parte un'oscillazione, questa oscillazione libera un elettrone, è quell'elettrone che fa fare tutte le reazioni chimiche del nostro corpo. Noi viviamo perché abbiamo all'interno del nostro corpo, all'interno delle cellule, delle piccole cosine che erano vecchi batteri, che sono i mitocondri. Nei mitocondri noi creiamo energia soltanto perché un elettrone va su e giù, va su e giù, va su e giù, solo per questo. E allora che cosa succede? Che un'energia caotica viene trasformata in energia coerente quando diamo uno stimolo. L'ago di acupuntura fa questo, dà uno stimolo e cambia il sistema. Il movimento mette in oscillazione le molecole di acqua. Questa è la cosa fondamentale. Perciò abbiamo dei grandi risultati, perché mettiamo in movimento l'acqua. Quindi l'acqua incomincia a oscillare in maniera coerente, si libera un elettrone e partono tutti i sistemi. E la cosa interessante è che noi abbiamo il principio del minimo stimolo. Perciò anche il Feldenkrais funziona, minimo stimolo. Perché, come dicevano Weber e Fichtner,
Più piccolo è lo stimolo, maggiore è la risposta del sistema. Noi siamo invece in una società dove tutto deve essere grande, tutto deve essere forte. Invece è il minimo stimolo che cambia tutto il sistema, perché fa oscillare i cluster più piccoli di acqua che piano piano oscillano e prendono poi tutto quanto il sistema. Quindi l'organismo risponde trasformando se stesso, perciò lui nota i cambiamenti, perché noi siamo solo acqua. Guardate questa. Questa è una ricercatrice, Rosalind Fisher, che ha studiato le lacrime. Cioè lei ha preso delle lacrime e le ha messe in microscopio. E ti vediamo che succede. Le lacrime, che, di quando si ride fino alle lacrime, è questa immagine. Lacrime per un lutto cambiano forma. Al microscopio sono diverse, se io rido o se piango per un lutto. Questa è quando taglio una cipolla. Queste sono le immagini che vengono fuori dell'acqua quando taglio la cipolla. Queste quando sono assolutamente contento e rido di gioia. Guardate, sembra una saetta. È sempre acqua. Siamo sempre noi. E infatti Tesla l'aveva capito. Guardate che se volete capire come funziona il giochino, perché noi siamo in un giochino clamoroso, cercate di comprendere che cos'è l'energia, la frequenza e la vibrazione, perché è tutta un'oscillazione. È tutta una vibrazione. Lui prima ha parlato di frequenza, abbiamo trovato la frequenza del nucleo attraverso il boom boom. Io sto studiando come variazioni di centesimi di hertz cambiano il nostro corpo. Io ormai su un lago metto piccolissime frequenze a centesimi di hertz, perché già due variazioni di due centesimi di hertz cambia tutto. E il nostro sistema si modifica. L'aveva capito anche Einstein. Tutto è energia e questo è tutto quello che esiste. Sintonizzati alla frequenza della realtà che desideri e non potrai fare a meno di ottenere quella realtà. Non c'è altra via. Questa non è filosofia, questa è fisica. Cioè noi molto spesso ci arrovigliamo il cervello per cercare soluzioni, è tutto finto. Ma perché volete stare male? Anche quelle sono delle credenze. Io voglio stare sulla via, sulla linea del benessere. Per venire qui, ho sentito la radio, c'erano gli incidenti sull'autostrada, abbiamo fatto un giro, ci hanno fatto rientrare, tutta una storia particolare. Quindi ero sintonizzato su una radio, ma guardate che trasmettevano anche tutte le altre. Io ero su Isoradio per vedere se c'era l'interruzione sull'autostrada o no, ma in quel momento trasmetteva Rai 1, era Monte Carlo. Io ho scelto di stare lì. Ma perché io devo scegliere di stare sulla malattia e non sulla salute? Ma perché io devo scegliere di stare nella tristezza e non nella gioia? Sono io che scelgo la frequenza e la sintonia. Ma vi hanno detto che questo non è possibile. E questa è un'ulteriore credenza. Io posso stare proprio bene, ma voi non ci credete e allora state male. Fate come vi pare. Ma se avete voglia di stare bene, lo potete proprio cambiare. E ci sono tanti metodi per cambiarlo. Il nostro sistema funziona così. È esattamente un sistema matematico, perché noi siamo matematica. Come avevano capito i cinesi, con quelle linee intere spezzate. Dice, guardate, voi siete soltanto un sistema binario, punto. Perché tutto viaggia con l'acqua. E l'acqua è H2O. Se io chiudo il naso e la bocca a qualcuno, in due minuti è morto. Allora perché è fondamentale il Qigong? Perché è fondamentale il movimento? Perché respiro. Perché io sono fatto solo di acqua. E se io non prendo l'ossigeno, sono morto. E gli H più da dove li prendo? Da quello che mangio. Perché creo idrogenioni. E anche lì ci sarebbe un discorso, ma non è questo il momento. Quindi il nostro sistema funziona così. L'energia entra dall'alto e entra dal basso e si unisce al centro. Se io prendo questa forma matematica che abbiamo visto adesso, prima ho fatto vedere la forma V uguale TR2 quadrato, eccetera, eccetera, e metto su questo esagono delle palle, mi viene fuori questa figura. Ma questa figura è la stessa figura che è impressa in un sito archeologico etiopico che risale a più di 3800 anni prima di Cristo. C'è questa immagine. Se io prendo quella figura e la metto qui sopra, sono assolutamente sovrapponibili. Ma questo è devastante. Cioè a me mi ha mandato fuori di testa quando io ho studiato questa roba, perché non riuscivo a capire. Allora noi chi siamo? E i cinesi l'avevano capito, siamo solo un movimento. Ma questo l'avevano capito anche gli americani, i nativi americani, noi siamo solo un movimento. E l'avevano capito anche gli azzechi, siamo solo un movimento, dobbiamo mettere in movimento per stare bene. E guardate la stessa immagine in India, e guardate la stessa immagine a Efeso, e guardate la stessa immagine è quando si forma l'embrione.
nelle prime fasi di sviluppo abbiamo esattamente la stessa immagine. Allora questo è eccezionale. Per me è veramente una cosa incredibile studiare questo. Mi dà una gioia. Io ormai ho 58 anni, cioè tra un po' ormai il mio giochino è finito. Ma da adesso a quando finisce il mio giochino, io voglio proprio vivere. E voglio proprio andare a ricercare. Voglio avere proprio il cervello in movimento. E come fa Massimo? Voglio giocare. Voglio ridere, voglio mettere in movimento e questo mi determina l'oscillazione della mia acqua e io non mi ammalo. Vado avanti, veloce. Oh, questo, oh, scusa. Questo per farvi vedere perché non parte adesso, perché devo andare ancora in quello di prima. Ok, scusa, o così, vediamo se va. La voce, per favore, grazie. If I sound one of them, the sound gets transported to the other through resonance. Sentite come le frequenze passano da una parte all'altra? Questo è il modo per enhance the demonstration. Guarda, I found a ping pong ball on a string and it's up against the edge of one of the tuning forks. Watch what happens. Cioè, io trasmetto frequenze. Ma guardate che il mio campo di frequenza ha un raggio di 2 metri. Intorno a me per 4 metri c'è la mia oscillazione che il vostro cervello non percepisce, ma la vostra cellula, il vostro campo sente. Per cui, lo notate, no? Quando entrate a casa e c'è vostro figlio, vostro marito, vostra moglie che è un attimo alterato, voi entrate in casa e fa oh oh, senza neanche averla vista, perché avete sentito il campo di oscillazione. Questa è la cosa più straordinaria. Noi emettiamo frequenze e quindi io, se sono felice, determino un sistema di serenità e di felicità. Ma se io sono arrabbiato, sono tutti arrabbiati perché sentono il mio campo. Questa è la cosa fondamentale. Ma noi chi siamo? Siamo quel puntino lì, piccino piccino, che si allontana sempre di più, a 100 milioni di chilometri, è proprio un puntino. E a 100 miliardi di chilometri anche il sole tende a scomparire. Ma a 100 anni luce non c'è più neanche il sole. E noi chi siamo? Usciamo fuori dalla galassia e possiamo andare sempre più lontano, 1 milione di anni luce. E poi arriviamo adesso a 10 milioni di anni luce. 100 milioni di anni luce, cioè distanze che la nostra mente neanche riesce a percepire, a comprendere, è troppo lontano. 10 miliardi di anni luce. E adesso, secondo me, è la parte più bella di questo video, quella che arriva adesso. Perché adesso stiamo tornando velocemente verso la Terra, verso il nostro sistema solare. Il Sole si incomincia a vedere, piccola deviazione, wow, e andiamo proprio sulla Terra, in quel puntino, 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 noi siamo lì. E noi adesso siamo proprio lì. E torniamo un'altra volta da quella ragazza che è lì sdraiata a prendere il sole. Ma questa volta ci entriamo dentro. Sempre più nel piccolo. Globuli bianchi, globuli rossi, sempre più nel piccolo. I cromosomi, il nostro DNA. Andiamo ancora più dentro. E guardate, adesso abbiamo gli orbitali con gli elettroni. Il primo orbitale e poi c'è il vuoto. Non c'è più niente, guardate, non c'è più niente. E adesso incomincia a venire il nucleo. Dopo tantissimo vuoto. E andiamo ancora più giù. E noi siamo soltanto dei quark. Siamo solo questo.
E adesso torniamo indietro. Noi praticamente, valutando tutte queste scale, siamo vuoti. Noi non sappiamo ancora perché stiamo in piedi. Il punto è che noi siamo il 99% di acqua. Se io prendo una bottiglia d'acqua di mare, e beh, una bottiglia d'acqua qui, e rompo la bottiglia, si spiaccica a terra e diventa una pozzanghera. Guardate che l'acqua di mare è meno pura di noi. Noi siamo più puri dell'acqua di mare. Però, sì, però noi abbiamo 5 minuti, me li dai. Però noi rimaniamo in piedi. Allora che cosa succede? Che noi siamo soltanto questo, un campo elettromagnetico. E questo campo elettromagnetico ci unisce, come vi ho detto prima, perché noi creiamo. E il nostro campo da dove parte? Dal cervello? No. Il cervello è tutto finto, è tutto pieno di credenze. Parte dal cuore. Quando voi fate un elettrocardiogramma, registrate l'attività elettrica del cuore. Ma se c'è un'attività elettrica, voi mi insegnate che si genera un'attività magnetica. Ogni volta che c'è un campo elettrico si genera un campo magnetico. E il campo magnetico del cuore determina questa linea intorno a noi di 4 metri di diametro. Ma in acupuntura che cosa succede? E vado velocissimo. In acupuntura i microsistemi, io studio microsistemi da una vita, i microsistemi mi dicono che in ogni parte del corpo c'è tutto il corpo. Ma l'avevano capito anche i cinesi. I cinesi dicevano, se tu curi la mano, tratti tutto il corpo. Ma nell'orecchio, lo sapete, no? L'auricoloterapia, io lavoro soltanto sull'orecchio per curare tutto il corpo. Perché noi siamo un sistema unico. Però sulla lingua io posso vedere tutto, come stai, se stai bene, se stai male, come sta il fegato, come sta la milza, come sta lo stomaco, eccetera. Nei polsi riesco a sentire tutto, nell'occhio, con l'iridologia, riesco a vedere come stai e come no, perché noi siamo un microsistema. Sulla faccia io posso curare tutto, perché dove do uno stimolo tutto il sistema risponde, perché siamo tutti collegati. Siamo tutti collegati. Nel dito c'è tutto, nella mano e nel piede c'è tutto, in tutto il corpo c'è tutto. Ma se in tutto il corpo c'è tutto e io faccio parte di un sistema molto più grande, scusate un attimo, pardon, questo no, passo questo. Inventamos, alza la voce. Una montagna di consumo superfluo, e hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro algo o tú no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Eccezionale, Muica, no? Ci ha fatto capire delle cose importanti. Ma parlando ancora di un'altra cosa, visto che noi siamo un microsistema, ma vi ho fatto vedere prima che stavamo sulla Terra, quindi qualunque cosa succede alla Terra, interessa tutta la Terra. Ma scusate, a voi, se avete un'unghia incarnita, vi fa male soltanto l'unghia? Camminate male, e poi vi viene mal di schiena, e poi vi fa male la testa, e poi dice, oddio, madonna, non ce la faccio a fare questo. Io sono andato in questo paese, si chiama Burkina Faso, fa parte di questo pianeta, fa parte di questo pianeta, è un microsistema, se lì c'è qualcosa che non va, tutta la Terra ne risente, perché tutta la Terra è un grande sistema. E quindi che cosa ho visto in Burkina? Questo, bambini che hanno questo, guardate quella gamba, e guardate quest'altra, perché non hanno da mangiare, perché mangiano solo miglio, e qui si buttano tonnellate e tonnellate di cibo, e lì era così, e guardate questa, è la sorella. Ecco la bambina, ecco quello che noi siamo riusciti a fare andando lì, costruendogli questa biciclettina. E sapete perché? Perché così loro vengono alla scuola dove io sto lavorando e vengono almeno a mangiare. E le abbiamo fatto questa bicicletta perché non riescono a camminare, ma almeno riescono a muovere le braccia e quindi riescono a fare questo. E questa è la bambina che adesso non riusciva a camminare perché non riusciva a stare in piedi, mi hanno mandato le foto adesso che un mio amico è sceso giù e sta facendo gli esercizi. Ma guardate che lei ha 7 anni. E adesso è così, è per me la mia zanzarina. Guardate, perché sta facendo gli esercizi anche lei. E sta recuperando la gamba. Questa è la scuola, questo è il nostro centro sociale, a Dicofè. Facciamo un sacco di cose. Guardate che cosa ho trattato con l'agopuntura laggiù. Piaghe da decubito, da quanto tempo ce l'hai? 3 anni. 3 anni. In 15 giorni si è chiusa. Con niente. Questo è il mio, per il momento, il mio lettino. Guardate, un tavolaccio.
è così, io ho fatto agopuntura anche lì, ma è straordinario. Questo è, se volete, se qualcuno è interessato, può andare sulla rete del dono Nasara per il Burkina. Vi ringrazio molto, grazie. Massimo, quali sono allora i prossimi progetti? Adesso stiamo costruendo un ambulatorio, un piccolo ambulatorio. La cosa importante è che io, quando sono stato giù, ho insegnato la tecnica del soggioc, che è una tecnica di manipolazione della mano per i dolori, alle insegnanti. E quindi io sto insegnando a loro tutte queste tecniche. Adesso insegnerò a degli infermieri, perché io vado una volta... 3 volte l'anno, 4 volte l'anno, ma poi c'è una moglie, una famiglia, c'è tutto, insomma, quindi non posso trasferirmi lì. Per cui sto insegnando a loro quello che loro possono fare. E allora gli infermieri stanno imparando questo. Gli sto insegnando a mettere gli aghi, perché in Burkina non ho problemi. In Burkina ho fatto adesso un accordo con il Ministero della Salute, mi hanno detto: fai quello che ti pare, fra un anno torniamo, tu ci fai vedere i risultati. Se va bene, non c'è problema. In Italia, soltanto per cambiare, per non dare il latte la mattina in ospedale, devi il comitato etico. Non è per me, non ce la faccio. Grazie. C'è una domanda, dimmi. Sì. Ha domandato se ha scritto un libro. Il titolo si intitola L'arte dell'ascolto. L'arte dell'ascolto. Perché io provo ad ascoltare il corpo, perché non devo partire con dei miei preconcetti, ma devo provare ad ascoltare quella persona e in base a quello che ho sentito si fa un trattamento. Questo è dal mio punto di vista. Sì, sì, assolutamente. Allora, sì, guarda, trova. Ho visto anche sul logo di prima, ho visto che ce l'hanno. Su Amazon ce l'hanno. Va bene, in fondo serve anche Amazon, via. Certo, è uno strumento che si può utilizzare. Fatto vedere come loro utilizzano certe piccole tecniche. No. Non ricevi a Padova. Chiusi a Grosseto e adesso forse partirà un mega progetto con la regione Abruzzo. E quindi ora vediamo. Non lo so, la mia vita è un movimento. Non so mai quello che succede, anche perché io dico, l'unica cosa vera è questa, che io sono qui adesso con voi. Fra 10 minuti che succede? Non ho proprio idea. Per cui io vivo qua e adesso, e vivo alla grande. Perché se vivo il presente io sto proprio bene, se vivo il futuro è tutto finto, non esiste, se vivo nel passato non c'è più, è solo un ricordo, una fantasia. Quindi io voglio vivere adesso, qui e ora con voi. È fantastico, la poesia pura. Adesso vi chiedo 10 minuti di pazienza, perché vorrei parlare un po' io del Qigong, visto che Marisa non è potuta venire, per cui... Ci sono delle diapositive, ma le scorreremo velocemente. Molte cose sul corpo e sull'energia sono state già presentate anche oggi e sono state presentate in maniera eccelsa. Sono veramente formidabili le cose che vi sono state dette. E ognuna è un modo di interpretare la realtà, perché se lui dice che sono false, io sono d'accordo, le chiamo illusioni. E tutto quanto è, fra virgolette, un'illusione. Per cosa? Per quello che riguarda l'interpretazione. Qigong e movimento, vediamo se indovino, questo no. Voilà. Vi dico queste frasi che mi servono per dare l'idea che sia nel quotidiano, quando c'è qualche cosa di nuovo. Quelli che ballavano erano visti come pazzi da quelli che non sentivano la musica. Questa è una condizione in cui molti che sono stati esploratori di nuove possibilità sono stati visti, per cui hanno dovuto far fatica. Massimo Mondini ha fatto fatica, credo. Massimo Rinaldi ha fatto fatica. Penso che anche Francesco, che ha iniziato 20 anni fa il corso di Feldenkrais per diventare insegnante, abbia fatto fatica. Personalmente ho fatto fatica contro questi preconcetti, pregiudizi che bloccano le persone e le rendono malate. Rendendo malate le persone, sono malate anche le istituzioni di che vengono da esse composte, che sia in sanità, che sia in politica, che sia un'associazione. Noi andiamo sempre a scontrarci con queste rigidità, questi, lui non li chiama blocchi, io li chiamo stasi, va bene, che impediscono il libero fluire dell'energia, perché non ci può essere una persona sana se tutte le altre o parte delle altre sono malate.
Gli uomini non sono turbati quindi dalle cose, ma dalle opinioni, diceva Epitteto, che essi hanno delle cose. L'interpretazione, la ricostruzione che si fanno di quel dato oggetto, di quella data persona, di quel dato avvenimento. E alcune di queste cose, ora, oggi sappiamo, quello che nello yoga si chiama karma, si chiama epigenetica. Ci vengono trasferite direttamente attraverso i nostri gameti, dai nonni, dai genitori, dai nonni e anche dai bisnonni. E Burgio ci ha fatto vedere uno studio dove si evidenziavano in un gruppo di ragazzi, mi sembra in Francia, delle malattie e nei loro nonni, non nei loro genitori, si ritrovava che fra i 16 e i 18 anni, in quell'età lì, avevano ecceduto nell'alcol, nel fumo del tabacco. Il più grande errore dei nostri tempi è separare la psiche dal soma, lo diceva Ippocrate, quindi non è un problema recente questo. Io sono praticante di yoga da quando avevo 14 anni, ho iniziato il tai chi verso i 15 anni, la medicina cinese in quel periodo, ho iniziato con un microsistema, la riflessologia plantare. Ho avuto la moglie del maestro Chi Dai Wong, che è stata la prima a portare in Europa il sujok, quindi abbiamo avuto un po' questa infarinatura importante. E da sempre ho visto la persona unita. Non ho mai visto la persona separata. Io quello che condivido posso, fra virgolette, trovare un confine fra la coscienza e il corpo-mente, ma la mente e il corpo per me sono un oggetto unico. Qui andiamo veloce. Ecco, oggi è verificato che ogni singolo stato di coscienza corrisponde a modifiche biochimiche. Queste cose noi si dicevano 40 anni fa, penso che eravamo un gruppo di persone che lo sostenevano, adesso è stato dimostrato. Ogni momento noi cambiamo la chimica del nostro corpo. Cambiando la chimica cambia l'espressione cognitiva, l'espressione emozionale. Noi ci stiamo già impostando per come saremo fra poco. È vero che tutto avviene nel presente, però parte del futuro già sta iniziando adesso. Quindi il prossimo presente, il prossimo istante che io chiamerò presente, è basato su quell'istante che ho chiamato presente poco fa. Mi hai fatto diventare anche, come dire, mi hai contaminato. È un presente continuo, è una linea continua. Ce la faccio? Sì. Ok. Ah, questo è importante. Perché? Per quanto concerne la salute, vi ho detto poco fa che la salute di ciascuno di noi non è indipendente da quella degli altri, ma soprattutto da quella dell'ambiente. Quindi noi ci dobbiamo prendere cura dell'ambiente e prendersi cura di se stessi e degli altri. Se non facciamo questo, noi non possiamo guarire. Il nostro corpo tenderà a essere sempre in un disagio costante. Quindi dobbiamo improntare uno stile di vita ecosostenibile. È per questo che dall'anno scorso è nato Ecosalute all'interno del Festival di Ecofuturo. Perché innanzitutto tutte le discipline, le tecniche, dal fotovoltaico all'agricoltura, al dragaggio, fatto con le nuove modalità di rispetto per l'ambiente, creano un ambiente in cui finalmente noi, come gruppo sociale in tutto il pianeta, possiamo iniziare veramente un percorso di guarigione. Più avanti vi do delle... velocemente... eccolo qua. In Europa... Per il 2027 è stato proiettato come sta andando adesso per quanto riguarda l'incidenza del cancro, avremo che una persona su due, meglio la proiezione del 52%, dovrà affrontare una patologia oncologica. E quindi sarà normale in quel periodo, se veramente va avanti in questo modo, avere il cancro e non avere sarà anormale. Nel frattempo, negli ultimi anni, la Toscana e l'Emilia-Romagna sono state le due regioni europee in cui sono aumentate le malattie fra gli 0 e i 2 anni, le malattie oncologiche. In tutta Italia, in tutta Europa è aumentato, ma c'è questa particolarità che purtroppo preferivamo non avere come record. Nell'autismo, che è molto discusso in questo periodo in quanto al rapporto con i vaccini, nel 1980 veniva segnalato un caso di sindrome di autismo, dello spettro autistico, su 1500 nati. Adesso siamo a 1 su 68, proiezioni del 2014. Ieri il dottor Ennio Mascello ha detto che a New York sono 1 su 47. E quindi qui è vero che è tutta un'illusione, però l'illusione, vedete, ormai è una collettiva grandissima, per cui noi dobbiamo creare una cultura molto forte, di cui Ecofuturo è sicuramente una radice molto forte.
abbiamo una crescita enorme di Alzheimer, così il diabete, ma il diabete, stavamo parlando qualche settimana fa, sta colpendo anche i paesi del terzo mondo, perché gli si sta mandando tutta farina bianca, gli si sta costruendo, come siamo stati costretti noi, non so se lo sapete tutti, ma la farina bianca, che è veramente un veleno per noi, ci è stata imposta dal piano Marshall come aiuti dopo la Seconda Guerra Mondiale, che noi usavamo la farina integrale, e sicuramente il loro piano c'era di già, perché imporla? Se noi avevamo già il nostro grano e la nostra farina, non ci avrebbero dati gli altri aiuti se noi non prendevamo e non promuovavamo, scusate la parola, detta male, va bene, la farina bianca. Per cui a quei tempi c'era tutta una serie di pubblicità sui giornali, manifesti che imponevano l'uso della farina bianca. E oggi sappiamo quanti danni fa, non solo la celiachia. Va bene, vi volevo arrivare a dirvi, allora, l'attività motoria, l'avete capito, vi è stato già detto, è una componente fondamentale della salute. Si dice che siamo progettati per circa 6-8 ore di movimento al giorno, perché noi siamo animali, siamo mammiferi, che dovevano stare o nella savana o nella foresta, va bene, dovevamo rincorrere talvolta il mangiare, talvolta dovevamo salire su un albero per evitare di essere mangiati, eravamo sempre in allerta, non c'era stasi, credo, nel corpo di una persona che va a vivere come vive per esempio la tigre oggi. E muoversi è l'espressione dell'organismo animale che vive e reagisce nell'ambiente adattandosi agli stimoli che incontra. Noi non abbiamo più stimoli, noi siamo ingabbiati, siamo bloccati. Nella medicina cinese la posizione seduta, per esempio, come sono ancora io e voi, siamo stati molte ore, è una delle posizioni più deleterie, perché fa rallentare la circolazione del sangue, della linfa e quella che noi si chiama C, va bene, l'insieme funzionale dell'organismo, ed è alla base di tante malattie. Se, come ieri ha detto Brancaleone, abbiamo mangiato tanti carboidrati oggi e non ne abbiamo consumati ancora nessuno, dove va a finire tutta questa energia? Che cosa diventa? Diventano malacci. Questa era, ve lo volevo leggere all'inizio, prima ancora del Feldenkrais e del movimento arcaico, perché è una frase che ho trovato sul libro di Oliveiro, che dice: le funzioni motorie e il corpo considerate in molte culture come entità inferiore e subordinate alle attività cognitive e alla mente, sono invece all'origine di quei comportamenti astratti di cui siamo fieri, compreso lo stesso linguaggio che forma la nostra mente e i nostri pensieri. Questa è esperienza comune, se vi bloccate a livello emotivo, corporeo, si blocca la mente e viceversa. E questa cosa, dice sempre Oliverio, perdere il controllo sul proprio corpo significa di conseguenza perdere il controllo sui propri pensieri ed emozioni. E per esempio questa è stata una cosa che mi ha rivoluzionato, nel senso è stata una frase che ha tradotto in un atto molto concreto e preciso quello che io stavo studiando da anni. Quindi che cosa succede nel nostro corpo? Quando siamo nei momenti critici, il sistema muscolare costituisce un sistema ad alta priorità. Quando è attivato, gli altri sistemi, come quelli responsabili della percezione delle sensazioni, dell'attenzione, delle attività cognitive, sono in stato di relativo blocco, talvolta di totale blocco, in quanto tale stato è legato nell'inconscio all'esecuzione di azioni importanti per la sopravvivenza, come la fuga da un pericolo, l'attacco, la ricerca del cibo, di un partner sessuale e del nido. Quindi noi siamo prigionieri di quello che non riusciamo a esprimere, e talvolta l'ambiente intorno a noi causa in noi dei blocchi, perché quando noi viviamo accanto a per esempio una strada molto trafficata, noi la viviamo come un'aggressione. Quando andiamo al lavoro e siamo in competizione con quelli dell'ufficio, noi lo viviamo sempre entrando in uno stato di allerta. Lavorare sul corpo significa individuare queste tensioni, volontariamente o meno, non è necessario affrontarle tutte, e imparando a decontrarle in un modo o nell'altro. Io propongo il Qigong, lo yoga, il Tai Chi Chuan, il Tui Na della medicina cinese, permette alla persona di rimettere in azione tante attività profonde della creatività, dell'affettività, della ricerca, imparando a riconoscersi, imparando a riconoscere dove si trova. Quando una persona è in stato di blocco, non sa né chi è, non ha stima di se stesso e non sa dove si trova. E se non sa dove si trova, dove può andare? Da nessuna parte. Questo può essere implicitamente la radice di tanti dei nostri disturbi, perché mancano i valori organici. Vi faccio una domanda: quando si scappa? Si scappa perché si ha paura o si ha paura perché si scappa? Questa è una domanda
sciocca apparentemente. In effetti la maggior parte delle nostre risposte sono automatiche e alla nostra coscienza ordinaria, quella che Massimo chiama cervello, alla nostra coscienza ordinaria deve essere spiegato in maniera molto rozza e semplice che cosa sta avvenendo. Le mie gambe stanno muovendo perché c'è un pericolo, ma lo capisco dopo, le mie gambe hanno già iniziato a scappare. Non so se qualcuno di voi ha mai dovuto fuggire di fronte a un pericolo importante. Se ne accorge dopo che sta scappando. E meno male, sì, è tutto il sistema. Allora, siamo una rete di informazione, ormai vi è stato detto in più versi. Io faccio parte anche del gruppo PNEI italiano, della SIPNEI, faccio parte di PNEI Ferte, e la psiconeuroendocrinemologia è quel paradigma medico che mette in relazione la psiche con gli avvenimenti del sistema nervoso endocrino immunitario, dove tutti questi sistemi sono fra di loro comunicanti in tutte e due le direzioni. Quindi qualunque cosa accade nel vostro corpo accade su tutto voi stessi, dappertutto, e su questo corpo, su questa rete si può entrare da tante porte. Si può entrare con un ago, si può entrare con una canzone, con un mantra, si può entrare con il movimento spontaneo o arcaico, si può entrare con una meditazione, si può entrare anche con un farmaco. I farmaci non sono esclusi a questo, parlando di farmaci allopatici, non solo omeopatici o fitoterapici. Quindi gli ingressi sono tanti, c'è da valutare persona per persona, tenendo conto anche del terapista, del medico che interviene, quale è meglio prendere, tenendo anche presente dove ci troviamo, perché è importante, perché il clima, il luogo dove stiamo, l'età della persona, che stagione sta avvenendo in questo momento, interferiscono. Perché anche questo sono tutti cambiamenti del campo elettromagnetico e quindi delle frequenze con cui noi interagiamo e quindi lo stimolo che noi abbiamo e a cui dobbiamo adattarci. Vi dico velocemente, per Qigong si intendono tutta una serie di pratiche nate migliaia di anni fa. Ci sono dei reperti archeologici molto recenti che parlano di 7-8 mila anni fa, quindi siamo a 6 mila anni avanti Cristo. Ma già eravamo arrivati a 2500 anni avanti Cristo, niente male. Ci sono tanti nomi. Qigong è un nome che si utilizza all'inizio del XX secolo, è comparso per la prima volta in un libro. E può darsi che sia la traduzione di pranayama, perché il significato è lo stesso. E per Qigong si intende tutte quelle metodiche che vanno a interferire volontariamente con il flusso del Qigong. Lo scopo innanzitutto del Qigong è quello di riportare la persona al suo stato naturale. Il suo stato naturale può forse coincidere con lo stato del movimento arcaico. Infatti si parla di non agire con la mente ordinaria per non interferire con il nostro profondo. La mente naturale dei taoisti. E tutte queste denominazioni io ve le ho messe perché sono i nomi di metodiche che si completano fra di loro. Può darsi che siano nate separatamente, ma è bene vederle una che completa l'altra. I nomi sono Taoyin, condurre e guidare, Yangsheng, nutrire e coltivare la vita, Tuna, espellere il vecchio per assorbire il nuovo, Qinsuo significa sedere tranquilli, Neitan, alchimia interiore. E sono messi anche nella sequenza in cui andrebbero appresi, anche se nessuno di questi è separato dagli altri. Però andiamo a fare più attenzione, condurre e guidare. Significa prendere i nostri liquidi, sangue e linfa, non farli entrare in stasi e ristagno e muoverli, soprattutto dai piedi, dalle mani e dall'interno del nostro pelve e del nostro bacino, che sono i luoghi o anche dal seno delle ragazze dove più facilmente si vanno ad avere malattie oncologiche. Va bene? Yangsheng significa nutrire la vita, quindi con la respirazione, l'alimentazione, gli scambi emotivi, quindi i rapporti sociali, una buona conduzione nei rapporti con le persone, ecco che noi diamo già un forte sostegno. E se io, come abbiamo detto all'inizio, produco delle molecole particolari, prima mettendo in moto tutto l'insieme e poi rapportandomi con il mondo, sicuramente avrò una ricetta chimica formata del mio sistema PNEI estremamente importante. Tuna, una volta che ho condotto, una volta che ho nutrito, posso espellere dal corpo le tossine, i cataboliti, cioè quelli che vanno a impedire il mio sistema cellulare di poter mantenere una fisiologia continua e fluida. Tuna significa proprio, la traduzione sarebbe sputare il vecchio. Quindi tu è proprio lo sputare. Na
è il gesto di riassorbire. Oggi tuna lo traducono spesso solamente come esercizi respiratori, ma anche il sudare, l'evacuare correttamente, per esempio con l'automassaggio, come facciamo qui la mattina, abbiamo fatto stamani, lo facciamo domani mattina e sabato mattina, e cerchiamo di stimolare la pulizia degli organi meccanicamente, fegato, stomaco, andiamo sugli intestini e con la respirazione e certe percussioni aiutiamo gli alveoli polmonari per esempio a decoaptarsi, cioè a riaprirsi, in modo che il nutrimento dell'ossigeno che il corpo riassorbe sia veramente il massimo possibile, anche se è vero che lavorare accanto a una città per via di tanti avvenimenti potrebbe non essere molto molto salutare, per cui conviene stare per esempio come in un parco ancora più lontano. Il sedere tranquilli è imparare il silenzio interiore, il cuore vuoto del taoismo, dove la mente naturale si va ad esprimere. Perché voi non dovete fare niente, dovete perdere ciò che avete imparato impropriamente. Si tratta proprio di lasciare che le cose avvengano da sé. Solo a quel punto si può apprendere qualcosa di evolutivo, che noi chiamiamo alchimia interiore, il lavoro spirituale. Ma non si può fare un lavoro spirituale, e questo vi può mettere in allerta sui tanti santoni che ci sono intorno, se prima noi non abbiamo fatto il percorso di pulizia, espulsione, ripresa in ordine. Tecnicamente si dice: io, il mio corpo consuma il yin e il qi, e questo qi viene assorbito con l'aria e il cibo, e poi c'ho un gene antico, un'energia antica mi viene dal patrimonio genetico. Quello lo devo tenere la più lunga possibile, perché come finisce quello è il giorno in cui lascio il mio corpo che ritorni a mescolarsi insieme alle altre molecole. E io devo usare bene il gene alimentare, questo qi. Questo qi all'inizio a me serve per difendermi, per nutrirmi. Solo quando io sono in ordine e mi avanza del qi per poter utilizzare in altra maniera, ecco che allora posso diventare un terapista, posso fare uno sviluppo spirituale. Molto spesso ci sono degli agopuntori che purtroppo mettono gli aghi e non ottengono la loro soluzione, non fanno Qigong. Lui fa Qigong tutte le mattine ed è grandioso. Allora, mi sembra di aver detto tutto quello che era necessario dire. Noi quando si fa una pratica si spiega pedagogicamente che si parte dalla postura, un lavoro molto duro perché richiede tempo, dove noi ci mettiamo immobili e aspettiamo che il corpo ritrovi la sua allineamento. Diamo delle piccole istruzioni. Gli esercizi che facciamo noi assomigliano un po' a quello che fanno nel Feldenkrais. Con il Tuina si lavora con l'Ufa, che è una metodica molto delicata, e con Yaofa si va a lavorare sull'articolazione in maniera che la persona migliori la rappresentazione di se stessa in quel momento preciso e non sia un corpo vissuto solamente delle esperienze fino a 5 minuti prima di entrare nello studio. E poi c'è l'addestramento dell'intenzione. Quando uno incomincia a lavorare così, la sua vita subisce un cambiamento, ve l'hanno detto tutti e io ve lo confermo. I cambiamenti accadono a tutti, ma sono sempre indirizzati in maniera costruttiva. Può darsi che una persona abbia un'eredità pesante, che abbia una malattia che è iniziata e che ancora non sia stata messa in evidenza. Non si può saltare, va affrontata. Per cui, per esempio, io lavoro in oncologia, lavoro nella fertilità, lavoro anche con persone che hanno difficoltà gravi motorie, e si cerca di attenuare, migliorare la loro qualità della vita. Talvolta si ha anche delle risposte molto interessanti, come diceva Massimo, anche nella loro esperienza. Ok, facciamo così. Vedo Simone che si sta allenando con le braccia di mia, solamente questo è cosa potrebbe essere utile secondo il mio metodo di insegnamento: 20 minuti di meditazione, 20 minuti di automassaggio e 20 minuti di esercizio cosciente al giorno, meditazione e movimento. Vi ringrazio a nome di tutti, ringrazio Massimo, ringrazio Francesco che ormai è in viaggio. Ci vediamo domani alle 18 per Ecosalute. Per domattina, chi vuole venire al parco, dalle 8 alle 9 facciamo automassaggio, meditazione e un po' di Qigong.